Sportello Sanità. Istruzioni per l'uso. A cura di Maddalena Lubini. Buongiorno, buongiorno da Maddalena Lubini e ben ritrovati sulle frequenze di Radio 1 Rai, pronti ad aprire lo sportello Sanità, la rubrica settimanale dedicata alle istruzioni per l'uso su tutto ciò che riguarda la salute in regione. E ritorniamo in studio per raccontarvi, farvi conoscere quello che è, sarà la struttura organizzativa della medicina di questi prossimi anni. Un modello operativo congiunto fra vari reparti e specialisti. Con questa nuova prospettiva è sorto il polo diagnostico clinico in dermatologia, nato dalla collaborazione fra Istituto Nazionale CRO di Aviano e l'azienda sanitaria 5, vero e proprio punto di riferimento a livello nazionale. E con noi questa mattina abbiamo il coordinatore del polo, il professor Fabio Puglisi, direttore della struttura complessa di oncologia medica e prevenzione del CRO di Aviano, nonché direttore della scuola di oncologia dell'Università di Udine. Buongiorno professore e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, Skin Cancer Unit, dovrebbe essere questo, se non sbaglio, il termine corretto per definire questo nuovo modello operativo, come abbiamo detto in presentazione, è una realtà giovane. Quali quindi le vostre nuove e future attività? Ah, direi che in effetti, come lei ha precisato, si usa il termine Skin Cancer Unit, utilizzando questi termini che vengono dall'inglese, un po' come si fa con le unità di senologia che vengono identificate come Breast Unit. In questo caso ci riferiamo ad una unità che è funzionale, lo diciamo subito, con caratteristiche di dedizione a quella che è la patologia cutanea, in riferimento ovviamente alla patologia cutanea oncologica. Noi sappiamo quanto sia importante oggi fare una diagnosi precoce di lesioni che potrebbero essere maligne, e in questo caso, parlando di patologia cutanea, ci riferiamo ai melanomi in primo luogo, ma anche a patologie maligne come i cosiddetti epiteliomi della cute, che sono altrettanto importanti anche perché parecchio frequenti. L'unità è un'unità funzionale perché mette insieme diversi specialisti che si occupano appunto sia di dermatologia che di oncologia. Questo direi consente di allargare le collaborazioni tra i vari centri e soprattutto mette a disposizione del cittadino un servizio per la diagnosi delle lesioni cutanee. Abbiamo recentemente acquisito uno strumento molto importante che facilita la diagnosi precoce delle lesioni cutanee, e questo strumento si chiama microscopio confocale. Siamo uno dei pochi centri in Italia che può disporre di questa apparecchiatura molto sofisticata. Ecco, come funziona? Ma direi il microscopio confocale è un microscopio che utilizza una luce laser a bassa potenza. Questa luce viene indirizzata sulla lesione di interesse, quindi sulla pelle, in maniera che penetri a livello proprio del punto da analizzare. Una volta che la luce viene convogliata nella sede di interesse, verrà poi riflessa e non assorbita dalle strutture cutanee. In questo modo poi c'è una rilevazione da parte del microscopio confocale che si trasmette in una sezione orizzontale degli strati cutanei a diversi livelli di profondità. In questo modo poi sarà possibile analizzare anche le caratteristiche delle cellule e valutare la potenziale malignità. Ecco, diciamo che negli ultimi anni voi utilizzavate la dermoscopia per la diagnosi precoce del melanoma, però se non sbaglio tante lesioni molto piccole non venivano rilevate, no? Quindi 10-15% dei melanomi non erano appunto facilmente riconoscibili, oggi se non con una biopsia cutanea. Invece oggi con questo nuovo strumento che avete a disposizione, questo microscopio confocale, le cose sono un po' cambiate, quindi fino a dove riuscite ad arrivare per far diagnosi?
direi che il punto è proprio quello. Noi dobbiamo immaginare un percorso a vari livelli. Il primo livello è sicuramente quello clinico, l'occhio del dermatologo, oncologo, che analizza le lesioni presenti sulla pelle ed esprime un giudizio che può in qualche modo quantificare quella che è la probabilità che quella lesione sia una lesione maligna. Esistono diverse caratteristiche cliniche che possono orientare il dermatologo, l'oncologo. Queste caratteristiche un po' le conosciamo, sono dei nevi, quindi dei cosiddetti nei, che possono avere un aspetto, diciamo, più o meno sospetto. Per esempio, quando hanno dei bordi irregolari cominciano ad essere sospetti, quando cambiano di colore, quando aumentano di dimensioni, tutte caratteristiche che chiaramente devono essere analizzate, ma questo è il primo livello, quindi l'occhio del clinico. Poi interviene un secondo livello, che è quello dell'impiego della videodermatoscopia, ma ancora lì non siamo in grado di discernere in un buon 10-15% dei casi se si tratti o meno di una lesione maligna. Tutte queste situazioni, fino a ieri veniva proposta una biopsia escisionale, ecco, si usa questo termine per dire la rimozione della lesione al fine di essere analizzata con il classico microscopio. Oggi invece disponiamo del confocale, che appunto si propone come tecnica innovativa per evitare una buona quota di queste biopsie chirurgiche. Quindi è stato utilizzato anche il termine di biopsia virtuale, riferendosi al microscopio confocale, proprio perché la tecnica è assolutamente indolore, non è invasiva, quindi per il paziente, e raggiungiamo dei livelli di accuratezza diagnostica molto elevati e molto vicini rispetto a quelli della biopsia tradizionale. Con questo strumento riuscite quindi ad analizzare la caratteristica proprio delle cellule, sì, no? Arriviamo quindi a livello cellulare, e quindi questo è chiaro che ci dà molta confidenza per quanto riguarda la diagnosi. Va detto che esiste anche un margine di lesioni che comunque potrebbero rimanere anche di incerto significato dopo una microscopia confocale, e allora in quel caso si dovrà ricorrere alla biopsia tradizionale. Certo. Certamente. Da quanto tempo siete già operativi con questo microscopio, e soprattutto possiamo dare eventualmente delle indicazioni a chi ci ascolta per dove trovarvi, come fare, cosa per venire eventualmente in visita da voi? Sì, noi siamo attivi da poco tempo e le indicazioni che possiamo dare sono certamente quelle di prenotare una visita presso il nostro centro, quindi il CRO di Aviano, e la visita deve essere una visita di prevenzione oncologica. È chiaro che nel caso in cui vi fossero già delle lesioni sospette, allora riteniamo importante che ci sia una valutazione da parte del medico, magari di medicina generale, che indirizzi poi lui verso il nostro centro. Da noi si fanno le visite di prevenzione e poi si stabilirà quali lesioni sono meritevoli di essere approfondite attraverso il microscopio confocale. Vogliamo dare delle informazioni o quantomeno dei consigli a chi ci ascolta, al cittadino, che cosa deve fare come buona pratica di vita, come prevenzione primaria, no? Lo dobbiamo fare noi questo, professore? Assolutamente. Quindi lo ribadiamo una volta in più, che non fa male. Direi che è molto importante. Lei ha toccato peraltro un punto che mi consente anche di introdurre il problema dal punto di vista epidemiologico. Pensi che oggi un maschio su 63 e una donna su 81 nel corso della vita potrà andare incontro a una diagnosi di melanoma, quindi questo tumore della pelle che purtroppo, quando diagnosticato in una fase avanzata, può avere una prognosi anche cattiva. Quindi dobbiamo essere molto bravi, come abbiamo detto poc'anzi, nel fare una diagnosi precoce, ma possiamo essere ancora più bravi nel fare una buona prevenzione.
E dobbiamo ricordarci che i fattori di rischio per melanoma sono sostanzialmente l'esposizione ai raggi UV e in particolare l'esposizione, quella che può essere considerata un'esposizione artificiale, per esempio... Quindi i famosi lettini lì. I famosi lettini e le lampade abbronzanti. Questo tra l'altro, va detto, è maggiormente un problema quando ricorrono a questo metodo per l'abbronzatura soggetti giovani. È stato dimostrato che è molto più a rischio l'esposizione che avviene prima dei 30 anni di età. Questo non vuol dire che sopra i 30 anni si possa, diciamo, consentire un uso anche non adeguato di queste esposizioni, ma va detto che i soggetti più a rischio sono i soggetti più giovani. Peraltro una nota molto interessante è che noi oggi non abbiamo neanche certezza che le creme protettive siano davvero un ottimo schermo, diciamo, rispetto ai raggi solari, anche quelle per esempio a 40-50? Neanche... Guardi, non è tanto il livello di protezione che possiamo poi ritrovare quando c'è la descrizione della crema stessa, ma è stato ipotizzato che chi fa uso delle creme protettive è poi anche un soggetto che tende potenzialmente ad esporsi di più. Quindi è come se da una parte si venisse falsamente rassicurati dall'impiego, dall'utilizzo della crema protettiva, e questo, diciamo, che può creare una condizione di maggiore esposizione. Bisogna fare attenzione, lo diciamo questo soprattutto alle mamme, ai papà, alle ustioni. Le ustioni cutanee che avvengono specie quando appunto nella giovane età, nell'infanzia, sono pericolosissime per il melanoma. E una regola che può essere molto semplice da riferire un pochino alla popolazione è il fatto che il fototipo chiaro, quindi soprattutto quello che caratterizza un po' la cornagione chiara e quelli che poi diventano rossi come gamberi sotto il sole subito dopo, no? Esatto, cioè una regola molto semplice è quella che se non ci si abbronza, se usualmente noi tendiamo appunto ad arrossarci quando ci esponiamo al sole, il cosiddetto effetto triglia, allora in quel caso veramente possiamo considerarci dei soggetti a rischio. E quindi è inutile insistere ricercando un'abbronzatura che non ci sarà mai, ma piuttosto considerare anche la bellezza di una carnagione chiara. Che infatti anticamente era uno dei simboli, no? La carnagione chiara, appunto, paradigmi diversi e culture diverse. Ma sì, basta guardare la Venere botticelliana e ne siamo ampiamente consapevoli. Assolutamente. Il melanoma, dice, quindi chi è con carnagione chiara, che quindi poi si ustiona, non si abbronza sotto il sole, è più a rischio per quanto riguarda il melanoma. Come si presenta questa malattia? Diamo ancora queste due istruzioni, professore. Sì, c'è una regola che viene utilizzata, che è quella del cosiddetto ABCDE, le prime lettere dell'alfabeto. A sta per asimmetria, chiaramente noi dobbiamo osservare i nostri nei, quindi osservare la nostra pelle e vedere per esempio se il pigmento, quindi il colore di questi nevi, tende ad essere asimmetrico, cioè per esempio concentrato in una parte del neo stesso. Questa è la simmetria, quindi la A di questa regoletta, che è facile anche da ricordare. La B sta per bordi. Bordi si intende appunto il contorno del neo, diciamo. Contorno del neo, che può essere caratterizzato appunto da bordi irregolari. Diciamo, tanto più i bordi sono irregolari, maggiore è il sospetto che quella lesione possa essere in qualche modo da far valutare a un dermatologo oncologo. Poi abbiamo la C del colore, che è importante considerare come un aspetto che potrebbe cambiare per intensità, quindi da un colore più chiaro diventare un colore più scuro, oppure magari la cosiddetta localizzazione marginale del pigmento.
Spiego meglio: nell'ambito della lesione il colore potrebbe concentrarsi maggiormente nella periferia del nevo, e quello è un aspetto che va segnalato. Quindi diciamo, da un colore quasi marrone molto scuro ci possono essere delle leggere sfumature, magari verso il marrone chiaro, verso il bordo, per esempio. Direi che è più il contrario, cioè il fatto che che diventi più scuro. Nel momento in cui diventa maggiormente scuro, o comunque la parte scura si concentra verso la periferia del neo, quello è un carattere che va senza dubbio segnalato e richiede l'analisi con la visita, con la videodermatoscopia, eventualmente l'approfondimento in microscopia confocale. Poi abbiamo la D di dimensioni, quindi un nevo che cresce, che aumenta il suo diametro, anche quello è un parametro da considerare, e la E sta a indicare un pochino tutto quello che abbiamo detto, cioè l'evolutività, cioè il fatto che esiste un cambiamento che delle caratteristiche di quello che poteva sembrare un neo silente, un neo quiescente, che poi invece si modifica e quindi richiede di essere analizzato. Bene, guardi professore, in conclusione, per quanto riguarda il CRO e la dermatologia, uno degli obiettivi sicuramente è quello proprio di implementare un programma di ricerca internazionale proprio volto allo sviluppo di nuovi criteri diagnostici clinici, e così, no? Per quanto riguarda l'individuazione precoce delle lesioni maligne, è più o meno questo su cui voi state lavorando per i prossimi anni? Assolutamente sì, perché è chiaro che nel momento in cui si utilizzano delle strumentazioni che sono innovative, bisogna anche costruire quella che è la cosiddetta curva di apprendimento, ed è soltanto l'esperienza che viene messa poi a servizio della ricerca per produrre poi dei dati che saranno utilizzati sempre per un migliore affinamento dal punto di vista clinico. Probabilmente identificheremo dei criteri e saremo in grado anche di affinare la metodica per renderla sempre più precisa. Questo ovviamente richiede studio, richiede una ricerca continua, e riterrei che sia in ambito di istituto di ricerca come il CRO, ma anche nell'ambito della ricerca universitaria, abbiamo ovviamente un mandato preciso, che è quello anche di costruire conoscenza e quindi fare in modo che questa venga poi messa al servizio della clinica. Bene, io ringrazio il professor Fabio Puglisi, direttore della struttura complessa di oncologia medica e prevenzione al CRO di Aviano, nonché direttore della scuola di oncologia all'Università di Udine. Grazie professore per essere stato con noi, grazie per questi preziosissimi consigli. Noi siamo a disposizione ovviamente, quando avete novità noi siamo qui. Benissimo, grazie a voi, è stato un piacere. Buona giornata.